Allora, grazie di essere venuti qui. L'Italia ha vinto, quindi siamo tutti molto contenti e possiamo dare avvio a questo lavoro. Faccio una piccola premessa, aggiungo ovviamente tra le persone che sono qui sul palco Riccardo Venturi, che è un applauso, grazie, che è l'autore delle foto che trovate all'interno di questo volume. Io me lo sono letto più volte, ammetto, a parte per un interesse personale verso l'argomento, ma perché è un libro che oltre a essere voluminoso, proprio in termini di pagine, perché sono 200 pagine, è un libro pesante anche da un punto di vista emotivo, pesante da gestire perché si arriva alla fine e come sempre ci si fa la solita domanda. Dove siamo noi, dove è lo Stato e che cosa possiamo fare? Che poi è un po' la domanda che spesso fanno anche i bambini quando si va nelle scuole, no? La prima domanda che ti fanno è: sì, ok, tu mi hai raccontato queste cose, ma noi che cosa possiamo fare per aiutarvi e aiutare questi bambini? Sono moltissimi gli argomenti che vengono trattati, si parla di bambini italiani, quindi diciamo un focus molto ristretto, ma che mette in evidenza come i bambini italiani troppo spesso sono molto simili ai bambini del sud del mondo. Vi leggo soltanto alcuni dati così per capire di che cifre stiamo parlando. 14.000 bambini in affidamento familiare, 550.000 bambini che vivono in comuni sciolti per mafia, 14.000 sono fuori dalle famiglie d'origine, 20.000 sono adolescenti in carico ai servizi sociali dell'area penale, 90.000 sono sottoposti a varie forme di maltrattamento. Nei casi di violenza sulle donne, in tre casi di violenza sulle donne, un bambino, uno su tre è sempre presente un bambino, quindi si parla tanto, no, di violenza di genere, di femminicidio, ma dobbiamo ricordarci che spesso un bambino è presente e questo mi ricorda anche quello che è successo pochi giorni fa a Parigi, no, quando i due poliziotti sono stati uccisi e la mamma è stata uccisa in presenza del bambino. Ecco, domandiamoci che vita avrà questo bambino poi dopo. 100.000 bambini hanno un genitore detenuto. Un minore su 10 vive in povertà assoluta. E poi un dato mondiale, che anche questo ci deve poi spingere a farci delle domande, l'illegalità, la corruzione causa 140.000 morti di bambini all'anno nel mondo. Perché, no, ogni volta che diciamo commettiamo un atto di illegalità, pensiamo che ma che importanza alla fine è un piccolo gesto, in realtà come il famoso effetto farfalla, no? Ha degli effetti poi collaterali sui minori, perché sottrarre dei soldi a quelli dei soldi appunto che potrebbero essere usati per i bambini significa a volte anche condannarli a morte. Quindi io direi di cominciare a parlare di questo Atlante come è nato. Si tratta del sesto Atlante che voi realizzate, l'idea tra l'altro è stata proprio tua, Giulio, nel 2010, quindi festeggiate insieme questa sesta edizione del Trame, sesta edizione dell'Atlante e già ne state preparando un altro e questo ci allarma perché finché ci saranno questi Atlanti vuol dire che ci saranno temi gravi di cui parlare. Grazie mille, Angela. Sì, sono 6 anni e stiamo lavorando al settimo. L'idea è nata nel 2010 perché dalla fine dall'inizio della crisi Save the Children ha deciso di analizzare meglio, cercare di analizzare meglio la situazione del nostro paese per migliorare le possibilità di intervento, per capire dove intervenire. Per intervenire bisogna conoscere la situazione, bisogna cercare di capire cosa sta succedendo, dove sono i problemi, quali sono i bisogni. E quindi noi spesso parliamo di infanzia in generale, però sappiamo bene che l'Italia è un paese in cui il dato medio spesso dice molto poco. Bisogna guardare nei contesti, bisogna cercare di conoscere i territori. E bisogna mappare, raccontare, proiettare i problemi sulla geografia del nostro paese. Quindi l'idea è stata quella di fare un atlante. Un atlante significa tante mappe, lo sappiamo, tanti racconti, e da quel momento abbiamo cominciato a fare una cosa, veramente siamo diventati dei georeferenziatori folli. E ogni anno facciamo 60-70 mappe e ci individuiamo un tema principale, un
un filo conduttore e cerchiamo di seguirlo e di trovare tutti i dati possibili, disponibili da fonti autorevoli, dall'Istat, ministeri, associazioni che hanno fatto delle ricerche autorevoli e li mettiamo insieme e cerchiamo di creare questa stratificazione di dati, che è una stratificazione di storie, di problemi, di bisogni e questa è la storia d'Atlante. È nato così. Tu sei giornalista, Diletta invece è una economista, quindi proprio da un punto di vista economico come si può intervenire per evitare queste disuguaglianze? Perché poi andremo magari nel dettaglio e vediamo che c'è un'Italia di serie A e un'Italia di serie B, è inutile negarlo, e la Calabria purtroppo appartiene ad un'Italia forse anche di serie C. Allora sì, noi ovviamente analizziamo con i dati Istat le disuguaglianze dal punto di vista economico e della povertà relativa, della povertà assoluta. L'Istat praticamente ogni anno calcola, analizzando la spesa delle famiglie, questa soglia di povertà assoluta, e a noi in particolare ci dà questi dati sui minori, quindi noi elaboriamo questi dati sui minori. Ma quello che ci sta più a cuore in questi anni, quello che stiamo vedendo, non è solo quanto sia cresciuta la povertà assoluta minorile, che in Italia negli anni della crisi è cresciuta molto più che in tutti gli altri paesi, segno che l'attenzione e le risorse sui minori sono più scarse che negli altri paesi europei, dove la crisi ha colpito, ma i minori sono stati in qualche modo protetti dal sistema della protezione sociale, del welfare. Ma a noi interessa anche un altro tipo di diseguaglianze che si sta ampliando negli ultimi anni e che constatiamo, perché Save the Children ha anche tanti occhi sul territorio, progetti, lavoriamo con i bambini, lavoriamo con gli adolescenti, e oltre a ad analizzare io e Giulio continuamente i dati che ci arrivano tante fonti. Quello che abbiamo individuato è questa crescente povertà educativa, quella che noi chiamiamo la povertà educativa, cioè quella serie di fattori familiari e di contesto e anche di istituzioni come la scuola, eccetera, che stanno producendo nei bambini delle diseguaglianze fortissime dal punto di vista delle opportunità, degli stimoli di apprendimento di tante competenze. Non parliamo solo di quelle cognitive, parliamo anche di competenze di relazione, tutte quelle competenze e quei talenti che loro solo a una certa età possono sviluppare. Ovviamente solo i bambini possono sviluppare e trovare delle vie. Poi diventa tardi purtroppo, sono tutte le opportunità educative che stanno mancando sempre di più in Italia a molti bambini, non a tutti, e che determineranno nel loro futuro altra povertà materiale, quindi altra povertà economica, ma soprattutto una vita anche lavorativa, una possibilità di vita molto limitante, e quindi questo lo dicono anche i professori all'università, che purtroppo stanno rilevando dei divari tra gli studenti a livello anche proprio di organizzazione mentale, a livello appunto di competenze di base, che sono non sono mai state così enormi queste differenze. Questo che ci fa più male, perché queste poi sono differenze che si traducono in una povertà multidimensionale, non solo economica. Diciamo che in questi 6 anni, una curiosità, poi passiamo a parlare delle foto, anche del lavoro sul campo che fate, c'è stato un peggioramento, se è possibile parlare di peggioramento? Assolutamente sì, tant'è che abbiamo dovuto rivedere anche alcune cose che avevamo scritto. A un certo punto i dati della povertà assoluta che vengono rilasciati dall'Istat dal 2005 erano sempre... prima con un'altra metodologia, ma erano sempre costanti. Praticamente dal 2008-2009 i dati del 2008-2009 che abbiamo cominciato a dare dal 2011 hanno cominciato a far vedere un'impennata. Praticamente il livello di povertà assoluta, per esempio, è raddoppiato. Siamo passati adesso a un milione di minori
cioè il 10% di minori, 1 su 10, che vive in questa, secondo questo indicatore, che significa che non ha accesso ai beni materiali primari. 1 su 10 è un numero molto alto, chiaramente incide più nel sud, ma incide tantissimo nelle famiglie immigrate e quindi tantissimo anche al nord. E questo è soltanto uno dei dati. Poi anche noi piano piano abbiamo cominciato a capire, come diceva Diletta, cercare di far vedere soprattutto la multidimensionalità di questi problemi. Il dato economico spesso ci dice poco. Le foto che scorrono su quella, ecco, quella foto lì ci dice tantissimo di una povertà. Quello è San Giovanni a Teduccio, è il quartiere, è il caseggiato popolare Napoli, siamo a Napoli, chiamato Bronx, dove vivono alcune migliaia di persone, e con Riccardo da anni stiamo facendo questa cosa. Vediamo sempre che appunto c'è un problema economico, e quindi disoccupazione, quindi famiglie che non lavorano, mamme sole, e poi c'è il mancanza di spazi, sono quartieri ghetto che stanno dentro le città, per esempio sanità, oppure ieri l'altro giorno stavamo a Catania, abbiamo visto adesso non mi ricordo il nome, ne stiamo vedendo troppi, siamo anche un po' sconvolti da queste immersioni nella povertà di spazi, famiglie. C'è il problema gigantesco degli sfratti, che è cresciuto negli ultimi 10 anni, insomma i problemi sono tanti e colpiscono sempre alla fine i bambini. Mancanza totale di spazi e di opportunità. Purtroppo abbiamo visto anche l'indicatore che sembrava in crescita degli asili nido, a un certo punto si è bloccato, la percentuale di utenti degli asili nido si è bloccata, insomma se la vediamo dal punto di vista dei bambini, abbiamo la denatalità, il dato della denatalità è preoccupante. Quest'anno per la prima volta l'Istat ha certificato che sono nati meno di 500.000 bambini, eravamo arrivati a 570.000, è un trend che era risalito proprio nel 2007-2008 e oggi siamo scesi sotto 500.000, non è mai successo nella storia nazionale. Quindi ci sono tanti indicatori che insieme ci fanno capire come complessivamente come paese siamo in una bella crisi profonda, purtroppo, e alcune aree più di altre. Il vostro è un lavoro non soltanto di raccolta di dati, ma andate nei posti, perché per raccontarli ci vuole sempre, no, questo, la necessità di respirarli, come insomma i giornalisti dovrebbero fare. E in questo il contributo delle foto nell'Atlante è notevole, perché il silenzio che comunicano quelle foto è urlante, quasi vorrei dire, perché sono bambini che vivono in contesti in cui non c'è niente, no? C'è sporcizia, c'è abbandono, c'è degrado, ci sono scuole che non offrono biblioteche, quindi c'è un degrado che puoi toccare ancora più che i dati freddi. Come nasce questo lavoro? E anche io mi domando sempre, no, la fatica psicologica di andare in quei posti e immortalare quelle situazioni e poi andare via, no? A volte forse la cosa più faticosa è poi lasciarli là. Ma, dunque io partecipo a questo progetto con Giulio da 2 anni, questo è il terzo anno che fisicamente lavoriamo insieme, conoscevo Giulio da tempo e io fondamentalmente sono un fotoreporter che si occupa di tematiche sociali spesso, ma non sempre, internazionali, quindi conflitti, guerre, disastri ambientali, e questo è il mio settore principale. Poi ogni tanto lavoro su alcune storie specifiche italiane. In questo caso mi sembrava importante, interessante raccontare questa realtà dei giovani, dei bambini, che in qualche modo, per quanto può sembrare assurdo, almeno ai miei occhi, che ha viaggiato tanto in Africa, tanto in Sud America, queste realtà in qualche modo si cominciano ad avvicinare, cioè vedo delle dimensioni di abbandono, di difficoltà di vivere, che sono in qualche modo, per certi versi, paragonabili a quelle che una volta veniva chiamato terzo mondo, che è un brutto termine che però fa capire bene la distanza siderale che c'è tra il mondo occidentale e i paesi in cosiddetta via di sviluppo. Ecco, molte aree italiane che io e Giulio abbiamo attraversato e stiamo attraversando, perché siamo ancora in questo viaggio, siamo qui anche in quest'ottica, in questo senso, in qualche modo ricordano questa distanza tra due Italie, due realtà che sembrano quasi essere incompatibili. Il mio compito è quello di cercare di rappresentare, raccontare da un lato questo divario, da un lato questa mancanza, questi bisogni negati e questi diritti negati, dall'altro anche cercare di
non raccontare soltanto il disastro, ma anche in qualche sorta di possibilità, di speranza, di rivincita, di riscossa, anche se oggettivamente io e Giulio torniamo spesso da questi viaggi anche un po' sconfortati, anche con le braccia che ti cadono e dici ma qui non c'è proprio nulla da fare, perché territori violentati, un'urbanistica folle, commistione tra mafia, pezzi dello Stato, abbandono dello Stato, che a volte dici ma qui che cosa si può fare? E quindi andiamo a cercare spesso piccole, piccolissime realtà dove invece la gente si rimbocca le maniche, perché esiste per fortuna ancora oggi un'Italia che ci spera, che ci crede, che ci lavora sopra. Cerchiamo di raccontare anche quell'aspetto lì. Devo dire che, ti ripeto, ci capita molto spesso di trovarci in situazioni in cui dici ma qui veramente siamo oltre, cioè, più di così cosa si può vedere? E poi troviamo di peggio. E ogni viaggio è così, ogni esperienza è di questo tipo. Il mio contributo è quello che da fotografo faccio meno analisi, nel senso io devo toccare, le cose che mi vengono raccontate non mi sono sufficienti, le devo vedere fisicamente con i miei occhi. Quindi vuol dire andare fisicamente sul terreno, non mi basta che qualcuno mi illustri una mappa, ma diciamo Giulio racconta in chiave analitica e con le interviste, con le indagini giornalistiche, il contesto. E poi fisicamente ci dobbiamo sbattere la faccia, cioè io fisicamente come fotografo devo andare lì e dire ok, mi hai raccontato che il tuo quartiere è in abbandono, è in degrado, che ci sono le piazze di spaccio ogni 3x2 con i ragazzini che vendono e gestiscono spesso le piazze stesse, portami lì, fammele vedere. E quindi questo contatto e questo confronto a volte è violento ed è sconcertante. Insomma, ricordo alcuni passaggi con Giulio a San Giovanni Teduccio, che lui ha appena citato, con questi ragazzini che abbiamo chiesto semplicemente a questi ragazzi di accompagnarci loro per il quartiere, dirci portateci voi, fateci vedere il quartiere come lo vedete voi, e ci raccontavano delle cose che sembrerebbero surreali, tipo attraversiamo da quest'altra parte della strada perché lì è zona pericolosa, spesso passano sparando per aria, c'è la mia sorellina che non può andare in quel parco perché è una zona pericolosa, perché passano i killer ogni tanto armati, cioè una roba che sembra di essere Bogotà negli anni 90, cioè dove, oppure una Sierra Leone, cioè non è un'Italia questo, non è un paese normale, è un paese che è oltre la normalità. Quindi diciamo il nostro contributo, il mio contributo è questo, cercare di seguire le tracce di questa Italia che da un lato, come tenta di fare Save the Children e mille altre organizzazioni, e come tenta anche di fare lo Stato, di arginare questo disastro, perché a me sembra un'Italia disastrosa da questo punto di vista, e, cioè, cercare di raccontarlo e in qualche modo stigmatizzarlo con alcune immagini, con alcune foto. E anni fa mi ricordo che padre Alex Zanotelli mi disse: me ne sono andato da Nairobi e sono venuto a vivere a Napoli e devo dire che la situazione di Napoli è simile a quella di Nairobi. Sono passati più o meno 15 anni da quando mi disse questa cosa. Scusate, ti interrompo. Sì. Alex, per farti un esempio, l'ho conosciuto e fotografato inizialmente quando lavorava nella sua baraccopoli a Nairobi, e l'ho rincontrato poi non a caso la sanità facendo lo stesso tipo di intervento in qualche modo, per questo il paragone. Fra un po' vedremo una foto di padre Alex Zanotelli, proprio sì, che ha scelto poi di vivere, no, in quel campanile, anche la scelta molto insomma significativa proprio dentro la chiesa, dentro quel quartiere. Hai accennato a delle storie positive, respiriamo un pochino, qualcuna di queste storie positive raccontatecele. Ma sono storie straordinarie, perché poi se il quadro e l'orizzonte è triste, nei contesti trovi realmente persone fantastiche. L'altro giorno eravamo a San Cristoforo con l'associazione GAPA, che sta dal 1989, quella che fa i siciliani, che fa i cordai, che fa il dopo scuola in uno spazio che si sono conquistati, tutto lavoro di puro volontariato senza un soldo, e non vogliono soldi, lo fanno come impegno, sono andati a vivere lì alcuni di loro dopo l'omicidio di Borsellino, proprio come scelta di vita, nel quartiere che festeggiò il giorno dopo, poco dopo l'uccisione, ci furono cortei di
di motorini che festeggiavano l'uccisione andarono lì, ed è una situazione, in una situazione, in un contesto veramente difficile. Oppure, che ne so, un'organizzazione come il CSI a San Giovanni Galermo, un'organizzazione sportiva di matrice cattolica che fa un lavoro importante, oppure c'è WISP, per vedere, un'organizzazione nazionale, però appunto a volte invece sono realtà del tutto piccole, comunità, associazioni di genitori. Oggi eravamo proprio a Arghillà, Reggio Calabria, e lì abbiamo incontrato un comitato, una straordinaria persona che fa mille cose per questo quartiere, cercando di unire i genitori. Siamo arrivati che stavano pulendo la strada d'accesso del quartiere e si capiva subito che quelli che pulivano erano parte, gente del comitato. E poi, che ne so, a Case Bianche a Taranto, quartiere costruito Paolo VI in visita nel 1960 di Tal Sider, si costruisce, grande sogno di sviluppo veloce della città, e nel 75 cominciano a deportare la gente dal centro e costruiscono questo quartiere di case popolari assurdo nel nulla della campagna, con fondo così, e lì abbiamo trovato un gruppo di persone che si è autocostituito e cerca di tenere puliti i giardini. Insomma, e per fortuna questo è un grande segno. La cosa veramente che fa tristezza in tutto questo è quanto poco siano spesso siano sostenute queste realtà. Cioè, spesso è un grande impegno eroico, e questo fa veramente riflettere tanto sul nostro mondo, della nostra politica italiana, che ci sembra un po' lontano dai bisogni reali perché insomma potremmo andare avanti, no? Cioè, di storie, sì, di personaggi eccezionali ne abbiamo incontrati, no, ecco, forse quello lì è lì se eravamo arrivati. Forse è passata appena adesso la foto di Alex Zanotelli il giorno dopo l'uccisione di Jenny nel quartiere Sanità. Noi abbiamo fatto un'infografica, avevamo già preparato un'infografica che non abbiamo fatto in tempo a cambiare, perché nel frattempo, mentre stavamo contando e mappando i bambini uccisi dalla mafia, grazie ai dati che ci ha offerto Libera, in quel giorno, all'inizio settembre, hanno ammazzato un ragazzo in una delle famose stese, no? Vuoi aggiungere qualche storia? No, di individualità e ce ne sono tante, quindi di persone che personalmente si spendono per cercare di, appunto, arginare questa situazione. Quello che mi è da dire è fondamentalmente questo, che almeno io e Giulio spesso ci troviamo la sera a confrontarci e ci rendiamo conto che passiamo da stati di così proprio sconforto e alterniamo questo anche a momenti di rabbia pura, è possibile che non... Quindi credo che le persone che veramente fanno qualcosa per l'Italia e per il territorio sono mosse da questo sentimento, anche dire no, io non mi arrendo, per quanto può essere anche minimo il mio contributo, resto sul terreno e non me ne vado e continuo a tenere il punto. Penso che questo è così la luce in questo tunnel, questo è il senso. Si parla sempre di progetti, no? Progetti e soldi che arrivano, perché il problema non è la mancanza di soldi, perché spesso in questi territori i soldi arrivano. Qualche anno fa si diceva che Scampia è il posto in cui c'è il maggior numero di associazioni, in realtà di associazioni buone ce ne sono poche, e le altre aprono, prendono i soldi, li finiscono ovviamente e vengono usate, diciamo, dalle famiglie sbagliate, e poi chiudono, e quindi diciamo che il territorio non gode di questi frutti. Mi ha fatto molto sorridere il dato sulla Locride dell'Associazione per la Legalità voluta a San Luca. Non c'è bisogno che vi dico che, diciamo, è una sorta di ossimoro, no? Una contraddizione in termini, come quell'altra associazione per le donne di San Luca, non faccio il nome di chi l'aveva voluta. E quindi io dico, chi manda questi fondi
non fa un'analisi a monte per capire a chi li sta mandando e se è credibile quel progetto. Ricordo solo, e poi ti lascio la parola, all'Ocri anche, no? C'è questa associazione sportiva che non ha mai visto la luce, e quindi la Locride, che già è un territorio depresso. Esatto, è ecco, già un territorio. Con questa foto. Perfetto. Questa foto ecco. È importante, riguarda proprio questo argomento. Praticamente nella programmazione europea 2007-2013 sono stati allocati più di 500 milioni dal PON Sicurezza, quindi dal programma operativo nazionale sulla sicurezza che coinvolge il Ministero degli Interni, alla diffusione della legalità. Poi si è andata avanti, alcuni soldi, come al solito, penso che molti di voi conoscano un po' le sorti dei fondi europei qua nel Mezzogiorno, insomma ci si può parlare parecchio. Però la cosa interessante è che poi non erano stati spesi dei soldi, poi sono arrivati al 2013 e hanno destinato 170 milioni di euro solo per costruire centri di aggregazione giovanile e sportivi o insomma centri giovanili per diffondere la legalità, quindi contro l'illegalità. Tra questi 6 milioni e rotti sono andati a un programma Locride, quindi per i giovani della Locride, e noi l'abbiamo monitorato, questa cosa complicatissima, infatti non si trova neanche nei giornali perché abbiamo spulciato file Excel, ovviamente la trasparenza non è proprio... soprattutto il Ministero degli Interni, che sarebbero i gestori del programma. Questi sono soldi che arrivano dall'Europa, a cui però noi, su cui noi mettiamo come a livello statale altri soldi, altrettanti soldi, no? E dovrebbero essere destinati in questo caso ai minori, quindi ci interessavano e noi su queste cose siamo abbastanza attenti. E purtroppo all'Ocri abbiamo scritto nell'Atlante, siamo andati a vedere cosa era successo, eravamo nel 2015, quindi parecchi anni dopo, dovevano aprire questo centro di aggregazione, loro sono andati a fotografarlo, su cui sono stati spesi 600.000 euro, però poi erano 800.000, si sono bloccati, come al solito non si capisce, loro sono andati a intervistare il sindaco, il direttore dei lavori, dell'impresa, no? Avete visto quella foto? Praticamente aperto davanti perché era chiuso. Loro l'hanno visto, era assolutamente inadeguato, ancora non era pronto per accogliere dopo anni di lavori bloccati, non era assolutamente... I ragazzini di altri progetti che noi conosciamo giocano per strada, si aggregano e hanno solo uno spazio in una piazzetta, quindi questo... spazio è completamente ancora trascurato, non è stato completato. Poi dopo il 20 novembre noi abbiamo presentato l'Atlante, dopo tipo qualche giorno prima il sindaco lì ha inaugurato il centro di aggregazione giovanile. Non finito, fanno così, lo inaugurano e poi è chiuso. Ovviamente è chiuso, non funziona. Stessa cosa per l'ostello di Locri, che è costato un milione e passa euro sempre di fondi europei. Ah sì? Da giustificare. Quando non era uscito? No, perché l'hanno inaugurato in pompa. Sì, lo so. Abbiamo pure visto i video, ci sono. Poi a San Luca hanno arrestato, era il centro per la legalità, per il centro di aggregazione giovanile. A San Luca hanno arrestato sia l'architetto sia il progettista. E vabbè. Quindi. Sì, solo questo è uno spaccato, perché poi di storie così ce ne sono tante. Noi ci occupiamo anche del PAC Cura Infanzia, che sono sempre soldi europei allocati ai comuni delle quattro regioni del sud per i servizi alla prima infanzia, quindi per gli asili nido, eccetera. Quindi noi stiamo seguendo anche quello, che anche quello è tutto un altro un capitolo molto interessante. Ancora non, dopo anni, dal 2012 non è stato aperto quasi nulla, se non penso a Cosenza e a Bari, pochissimi, dove hanno semplicemente ampliato l'orario dell'asilo comunale pubblico che già esisteva, ecco questo. Quindi abbiamo fatto infatti una mappa sulla Locride per far vedere quanti soldi sono andati ai vari comuni, mai spesi e quali sono i comuni, penso solo uno su 40 che ha un servizio per la prima infanzia.
A questo punto, allora, la domanda sorge spontanea. Voi avete presentato il libro a novembre, alla presenza anche di Grasso, quindi in Senato, a una presentazione anche quella, diciamo, in pompa magna. Ok, sono passati 8 mesi ed è la 6ª edizione di questo Atlante. C'è qualcuno che ha preso questo Atlante e ha detto ok, iniziamo via via a risolvere i vari problemi, cioè passiamo dalla parte distruttiva a quella costruttiva? Silenzio. Silenzio. No, non so rispondere a questa domanda, no. No, ci stiamo, no, in realtà diciamo che Save the Children sta facendo molta battaglia, intanto lo fa avere, lo fa circolare. Il dubbio che viene è che tutto questo sia molto ben conosciuto da tempo e che siano problemi che tanti hanno prima di noi hanno denunciato e che ci continuiamo a raccontare. È un lavoro costante. Adesso tu hai notizie su... Aspetta, abbiamo notizie positive. No, la notizia positiva è stata dopo 2 anni, diciamo, a parte i 2 Atlanti 2014-2015, ma anche una campagna che noi abbiamo fatto contro le povertà educative, sì, che nella legge di stabilità 2016 è stato pensato un fondo abbastanza consistente, più o meno si spenderanno 400 milioni di euro in 3 anni di contrasto alle povertà educative. Che dovrete monitorare. Che dobbiamo monitorare, perché ovviamente sappiamo che può finire così un po'... Ma. Quindi diciamo che non ci sono poi, no, in realtà. Il problema è che quel centro di Locri basterebbe, no, è ancora chiuso. Tra l'altro noi l'abbiamo visto perché a Locri c'è un sindaco sceriffo che è molto, molto attivo, che denuncia, dice eccetera. Lui, e ci siamo trovati in una situazione surreale, perché chi lo aprì era quello che aveva fatto i lavori e c'è stato uno scambio di accuse davanti a noi, non si capiva se era di chi era la colpa, cioè non si capiscono mai di chi sono le responsabilità. E poi adesso sì, adesso effettivamente qui in Calabria c'è un buon assessore regionale che è venuta là e che sta facendo delle cose. Io stamattina stavo parlando con Mario Nasone che tra l'altro hanno fatto un lavoro straordinario dagli anni 70 in poi, perché anche tra le varie realtà Agape, che ha fatto delle cose straordinarie, che adesso stanno cercando di fare qualcosa sfruttando questo momento positivo. Quindi ci sono chiaramente dei segnali positivi, però è veramente faticoso, veramente difficile. L'assessora Roccisano, che è venuta alla presentazione, sì, dell'Atlante, abbiamo insomma... Adesso insieme a Save the Children e alla Regione, nella Locride stanno facendo un grosso progetto in rete con le scuole di contrasto alla povertà educativa, cioè riusciranno comunque a tenere le scuole alcune di queste scuole aperte, di garantire insomma, progetti molto sulla scorta, diciamo, dei nostri punti luce, che sono dei progetti faro che noi abbiamo aperto in varie città, in varie periferie urbane d'Italia, in cui si garantiscono ai ragazzi tra i 6 e i 16 anni, diciamo, dopo l'orario scolastico, tutta una serie di laboratori, accompagno, sostegno allo studio e anche attività appunto ricreative, creative, stimolanti, musica, sport, tutte queste attività che mancano sul territorio. Quindi dovrebbe, diciamo, l'assessora si sta impegnando, dovrebbe anche la regione ci metterà dei soldi, Save the Children anche, comunque dovrebbe procedere. È un progetto complesso che prevede una rete di attori istituzionali. Sì, che poi la scuola, soprattutto in Calabria, potrebbe essere veramente la valida alternativa a certe famiglie. E ricordiamo, insomma, visto che siamo qui, Mimma Cacciatore, che per 4 anni quella scuola di San Luca l'ha tenuta aperta, adesso è stata spostata a Vibo Valentia, e lo stesso si fa in terre di frontiera, sempre a Scampia. Ho incontrato presidi e professori che facevano lo stesso lavoro, perché dice l'unico modo per toglierli dalla strada è creargli qui delle attività per almeno sottrarli più tempo possibile al delinquere. Sì, assolutamente. Peraltro quest'anno ci stiamo occupando proprio di questo, delle scuole, stiamo girando attraverso le scuole e anche lì trovi presi straordinari. La cosa è difficile capire se poi questi interventi diventano interventi strutturali, se diventano veramente
dei modelli di nuovo welfare che hanno un fiato, un respiro lungo e non finiscono quando finiscono i quattro soldi che vengono messi dentro e creano dei modelli virtuosi. Questo è purtroppo in Italia difficile. Una delle cose che stiamo vedendo sono esperienze bellissime di scuole che hanno aperto il tempo pieno, il pomeriggio, per esempio nel quartiere San Cristoforo, e poi oggi non resta, la scuola non c'è più, ha chiuso i cancelli e quell'esperienza è soltanto un ricordo di qualche combattente dei diritti che resiste lì, ma forse ha perso la battaglia principale. Quindi bisogna, adesso non vorrei essere troppo, noi siamo più cupi perché veniamo dal campo, però insomma ci sono delle persone che stanno facendo delle cose, bisogna sostenere. Una cosa, secondo me, forse una cosa anche autocritica da parte del mondo delle associazioni, delle realtà che operano sul territorio, è che purtroppo ci sono tante anche belle esperienze che non fanno mai sistema, non stanno mai in rete, non fanno sistema, e questo poi alla fine fa vincere chi invece il sistema lo fa, lo sa fare bene, e su quello vince sempre la partita sui territori. Quindi se si riuscisse a stare più insieme, lo si dice sempre, poi siccome fare sistema e fare rete è difficile perché bisogna gestire dei rapporti, bisogna così, alla fine però. Sì, l'Italia è un paese fondato sul volontariato, ma a volte sono troppi volontari con troppe associazioni che tendono poi alla ricerca un po' del protagonismo e non si mettono al servizio del bambino. C'è un'analisi vostra iniziale che è molto interessante proprio sulle parole. Già la stessa parola, no? Infanzia è una negazione perché significa una persona che non sa parlare. Bambino significa balbettare, ragazzo significa straccione. Quindi già si parte da una considerazione che sei qualcosa di minore importanza, e in qualche modo si lega anche il tribunale per i minorenni, no? Che oltretutto sta rischiando di essere chiuso, e c'è una petizione online in questo momento di change.org, firmate, per evitare la chiusura dei tribunali per i minorenni, perché ancora una volta il bambino che viene considerato meno rispetto all'adulto, e non si capisce che invece è proprio sul bambino che dovresti lavorare per creare una società del futuro migliore. Forse questo è il messaggio che ancora non è passato e non passa. Sì. Cioè si ragiona solo su chi ha il diritto di voto, probabilmente. Questa è un'altra, punto interrogativo, ce lo chiediamo. Questo discorso l'abbiamo fatto nell'Atlante del 2000, non lo so, però sì, c'è un problema lessicale, tant'è che non ancora oggi continuiamo a ricevere critiche, perché alla fine usiamo la parola minori e minorenni, e poi c'è chi dice giustamente che però la parola minori non è soddisfacente, non si capisce mai che parole bisogna usare. Ci manca il linguaggio. L'altro giorno parlavo con una persona che contestava il termine area a rischio, perché area a rischio non fa che continuare a perpetuare la vittimizzazione di determinate aree. C'è un problema lessicale, c'è un problema di sostanza, che i diritti dei bambini non vengono presi sul serio in Italia, forse anche un fatto culturale italiano. Forse c'è anche da dire che la considerazione che noi abbiamo di quelli che chiamiamo bambini o ragazzi deve anche variare in base alle esperienze che questi ragazzi stanno vivendo o hanno vissuto. Parlare di bambino, un ragazzo che ha 13 o 14 anni e vive in un contesto molto difficile, dove cresce molto più rapidamente e ha responsabilità di un adulto, anche economiche in famiglia, bisogna rapportarsi a queste persone in una formula diversa, cioè considerarli ancora dei ragazzini incapaci di intendere e di volere, o semplicemente che non votano, come tu giustamente sottolineavi, però in realtà stiamo parlando con persone che sono capaci di ascoltare, ma anche di esprimersi, magari non nel linguaggio e nei termini che noi ci aspettiamo che facciano. Forse il nostro compito, il compito anche dei media e delle istituzioni, è quello di prima ascoltare e poi tentare di tradurre le istanze di questi ragazzi in maniera che siano così diffuse ma anche ascoltate. Insomma, questo, quindi forse dobbiamo anche un po'
cambiare anche questa attitudine che abbiamo nei confronti dei giovani o dei ragazzi, considerandoli eterni bambini, eterni irresponsabili. Sì, cioè, farli anche diventare protagonisti. Tra l'altro qua in sala c'è Cristina Gasperin, che però si nasconde e che è una grande, cioè il tentativo che sta facendo Save the Children. Chiamiamola sul palco. Dai, così Cristina, vieni a raccontarci un attimo questa tentativa di far diventare i bambini, i ragazzi dei protagonisti, di dargli restituirgli un po' di protagonismo, come si estrinseca. Partiamo dal coinvolgimento reale, che è una cosa forse banale, però secondo me molto, molto importante, perché a volte si finge di coinvolgere le persone, dopodiché troppe volte mi è capitato di accompagnare dei ragazzi, e forse anche alcuni di voi è capitato, accompagnare dei ragazzi di fronte alle istituzioni e portare le loro istanze e chiedere conto e ragione di una situazione, o chiedere ai ragazzi di esprimere la loro opinione, salvo poi non dargli peso. E questa è veramente la cosa che fa più arrabbiare loro, e fa più arrabbiare chi crede che loro abbiano, a prescindere dall'età, a prescindere dalla condizione, la necessità di esprimere quello che sentono rispetto a una situazione che vivono di fatto. E quindi io quello che faccio è cercare di metterli nella condizione di dire quello che vogliono dire senza condizionamenti. A volte ci riesco, a volte no. Però per esempio prima con i ragazzi abbiamo cantato e saltato, e forse questo cantare e saltare insieme li ha fatti sentire più uniti che non magari vedersi rappresentati dentro una mappa o un'infografica, con rispetto per le mappe e le infografiche. Grazie. Ecco, una domanda che vorrei fare è: che cosa chiedono questi bambini? Immagino che, insomma, abbiate parlato, non è un atlante dall'alto, no? Ma parte dalle loro esigenze. E questi bambini senza, che cosa chiedono? La richiesta più frequente, poi sono tante le richieste, ma la richiesta più frequente che colpisce è quella di una richiesta di spazio e di opportunità. C'era nell'Atlante di 2 anni fa una bellissima frase che aveva scritto una ragazza di Palermo, che diceva appunto che parlava di spazi, di opportunità e di futuro, per potersi che sia il futuro. Nelle città italiane, poi una cosa che, no, che in realtà sappiamo tutti, sono di fatto spesso invivibili, e sono sicuramente invivibili i quartieri dove sorgono i progetti di, per esempio, di Save the Children, nei punti luce, i progetti fuori classe nelle scuole più marginali, San Giovanni a Teduccio, cioè c'è l'Oasi in Famiglia, straordinaria realtà creata da una suora laica, Carmela Manco, che non ha un finanziamento e che ha aperto questo centro lavorandoci notte tempo con una serie di volontari. È l'unico posto dove uno può entrare e avere un po' di ossigeno, giocare a biliardino, avere degli spazi, no? Straordinari, un teatro, tutto puro volontariato. I ragazzi non hanno spazi, non hanno spazio, che è uno spazio, sì, ecco. Hanno consapevolezza di questa assenza di spazio, no? Perché spesso, anche parlando con loro, soprattutto diciamo i figli delle mafie, a volte non hanno consapevolezza di essere in famiglie mafiose, però hanno la consapevolezza di essere privati di un ossigeno che invece ad altri spetta? Mi aggancio, forse c'entra, forse no, ognuno lo decida come meglio crede. Abbiamo fatto accompagnato dei ragazzi in un percorso nelle diverse regioni del sud, chiedendogli di fare un'inchiesta partecipata, quindi un'inchiesta video, in cui loro analizzavano
cosa mancava di più nei loro territori. E un'analisi approfondita, cercando di capire quello che la percezione piuttosto che le mancanze oggettive su diversi, diciamo, linee di analisi, veramente approfondita. I ragazzi calabresi non hanno avuto esitazioni nello scegliere cosa mancava di più in Calabria. Io non so se voi in questi pochi secondi vi potete fare un'idea, siete per lo più persone adulte, ma non so se vi domandassi cosa manca di più in Calabria. Forse in testa ognuno di voi ha una risposta piuttosto chiara, definita, forse non deve neanche stare a pensarci troppo. La risposta inequivocabile dei ragazzi calabresi è stata i trasporti. A me ha stupito. E poi invece quando me l'hanno spiegato mi si è aperto un mondo, per cui ho capito che non era tanto per andare, era molto meno metaforico, era semplicemente noi abbiamo bisogno del modo per essere meno isolati, noi non possiamo uscire di casa dopo le 4:30 perché dopo le 4:30 chi abita fuori dalle città non ha più gli autobus, le stazioni dei treni sono chiuse, l'abbonamento dell'autobus costa molto e quindi a volte quando alcune famiglie scelgono di evitare di pagare l'abbonamento a chi magari non va a scuola e quindi è obbligato a prendere l'autobus, e quindi le persone vengono escluse da tutta una serie di opportunità, cinema, vedere gli amici, scegliere un tipo di scuola per cui si sentono più portati piuttosto che quella più vicino a casa. Ecco che quindi hanno identificato un problema chiaro. Poi tra l'altro sono andati all'azienda dei trasporti e si sono informati e hanno avuto delle informazioni molto precise rispetto a dei tagli che anno dopo anno tagliavano sempre di più, e hanno fatto un'analisi dei costi per ogni famiglia, e io mi sono trovata a dire che la loro analisi era la più lucida di qualsiasi dei pensieri adulti spontanei. Adesso non lo so se qualcuno di voi aveva pensato trasporti. Sì, mi hai risposto, e aggiungo però un'altra considerazione. Di chi è la responsabilità di farli sognare? E mi spiego. Un bambino che è nato e cresciuto, faccio riferimento alla Calabria, quindi nella Locride o nella piana di Gioia Tauro, non lo sa che c'è un altro mondo. Questo mi è capitato con un bambino di Scampia che è stato premiato alla fine di uno dei progetti finanziati, che era il progetto Disco Bull. Alla fine fu premiato perché in un anno aveva iniziato a parlare e a interagire con gli altri compagni, da che ovviamente stava a casa, non andava a scuola, figlio di un camorrista, e come premio fu portato a Venezia, e guardandosi intorno guardò la professoressa e disse: ma la bellezza esiste? Lui non lo sapeva, perché crescere a Scampia ha tutto a che vedere tranne che con la bellezza. Quindi la responsabilità di chi è per fargli conoscere una realtà al di là dei trasporti, che forse è difficile anche solo da immaginare? Guarda, noi lavoriamo ad esempio anche a Roma, a Torre Maura, a Ponte di Nona, in questi quartieri, e i ragazzi non hanno mai visto il Colosseo, sono a Roma, e in teoria a Roma esistono anche i trasporti pubblici, però per loro insomma è difficile arrivare al Colosseo, quasi nessuno l'ha mai visto. Ovviamente noi nell'Atlante parliamo di deprivazioni culturali, ricreative, proprio per indicare il fatto che qualsiasi bambino, adolescente ha bisogno di una serie di offerta minima di teatri, cinema, librerie, biblioteche, proprio perché è vitale ormai. Poi come possiamo pretendere appunto di centrare obiettivi europei come il 40% dei giovani laureati? Cioè, è chiaro che non è possibile vivere una società della conoscenza in cui tutti, no, blaterano. Poi diciamo, li mettiamo in condizioni di non avere nessuno stimolo se non stare per strada o starsene a casa a giocare a videogiochi. Cioè, che devono fare?
Quindi diciamo, il problema è talmente diciamo, ampio in Italia e coinvolge sempre più le periferie, intese in senso anche metaforico, le periferie e il centro, cioè c'è questa dicotomia fortissima. Sì, una cosa interessante che riscontriamo in tutti questi quartieri è l'autoghettizzazione, perché c'è una paura spesso da parte di questi ragazzi a lasciare il proprio quartiere. È un fenomeno di automarginalizzazione che poi quindi, credo che le responsabilità sono tante, chi costruisce i quartieri, forse anche i media hanno una certa responsabilità in questa cosa qua. Non sappiamo, però comunque quello che diceva Diletta è proprio fondamentale. Cioè noi stiamo concentrando in questi ultimi anni, anche l'Atlante in realtà racconta, ha sempre fili conduttori diversi, siamo occupati di passato, di futuro, di spazi, cose, però il filo conduttore è sempre lo stesso e sono le povertà educative, povertà materiali e povertà educative che poi si avvitano in un circolo vizioso che rende l'Italia un paese sempre più diseguale, più ingiusto da questo punto di vista. C'è una predestinazione per chi nasce in certi quartieri. È chiaro che uno nasce in una famiglia mafiosa, è difficile che sviluppi degli strumenti di analisi del contesto critici se non ha un contesto educativo. Un contesto educativo è fondamentale per creare uno spirito critico, e però nasce anche all'interno di un contesto già deprivato anche fuori, anche il quartiere spesso non offre quasi nulla, no? Quindi è una serie di cerchi che si chiudono intorno al futuro di questi ragazzi che bisogna rompere, cioè bisogna oggi veramente, c'è una priorità. Se noi abbiamo fatto un Atlante, uno dei più belli era quello sul futuro, dove abbiamo fatto tutta una serie di analisi di previsione, no? Avevamo già previsto il declino, uno fa le analisi delle previsioni democratiche che sono peggiorate ulteriormente rispetto a quando le avevamo analizzate noi, vede che che oggi abbiamo una percentuale del 17% di minori e domani saranno il 15%, quindi il 15% di minori che avranno un futuro, che saranno il motore dell'Italia di domani, quindi una base sempre più esigua, e questa base sempre più esigua è una base sulla quale investiamo pochissimo, non investiamo quasi nulla, e che sappiamo che ha livelli di povertà educativa molto alti, molto più alti dei paesi europei. Se prima diceva il 40% di laureati, ce ne abbiamo il 21%, peggio di noi fa solo la Grecia di laureati, ma abbiamo livelli di dispersione scolastica alti. Qualcuno tempo fa diceva che con la cultura non si mangia, no? È stata una delle più grosse negli ultimi 20 anni, dei più grossi attentati che è stato fatto al futuro di questo paese, è il discorso che stiamo facendo fondamentalmente. E quindi capiamo quanto è fondamentale. Facciamo un banale discorso demografico e guardiamo quanto è importante questa risorsa, e capiamo quanto dovrebbe essere fondamentale investire sui bambini, sui ragazzi, sulle scuole, sulle biblioteche, sulla cultura per i ragazzi, ma anche sulle mamme, anche nei primi anni di vita, le mamme povere, anche delle famiglie immigrate, questi immigrati che continuiamo a considerare stranieri e che saranno, meno male che ci sono loro, sennò arriveremo al 12% di minori, noi non lo capiamo, si fanno discorsi demagogici, assurdi, populisti per raccogliere 4 voti su questo. Cioè, c'è veramente un grosso lavoro che si può fare su questa cosa. Se uno guarda le cose obiettivamente sull'infanzia, capisce che lì è una delle ragioni della nostra profonda crisi, e lì si capiscono quali sono le priorità su cui bisogna investire, credo, non so.
Bene, io vorrei chiudere con un'ultima considerazione che è la vostra prima tavola, che è quella sugli 85 bambini innocenti, no? Che ogni anno vengono poi ricordati il 21 marzo nella giornata della memoria delle vittime di mafia. Un elenco che purtroppo cresce. Gaetano Savatteri diceva che appunto alla conferenza stampa a Roma ci ha annunciato che tra pochi mesi uscirà l'elenco, proprio questo libro, Lavoro immane, in cui ha raccolto nei paesi più piccoli, nelle frazioni più piccole d'Italia, i nomi, perché a volte sono soltanto nomi con una data di nascita e una data di morte, appunto, delle vittime delle mafie. La mafia buona non esiste, si uccidono bambini e donne da sempre, e questi 85 bambini ce lo ricordano. Se vogliamo, vuoi dire qualcosa? Sì, è straziante sicuramente e assolutamente incompleto, come riconosce per prima la stessa Libera che ci ha fornito il dato, un dato parziale che viene da questo database in continua trasformazione, arricchimento, ma è parziale perché al di là della vittima, del bambino vittima, cioè come abbiamo cercato di analizzare in questo primo capitolo, questa parola ha tante articolazioni. C'è la vittima perché viene ucciso direttamente, straziante, ma ci sono i bambini feriti, ma poi ci sono i figli delle vittime di mafia. Quanti sono le vittime di mafia di questi anni che portano i fratelli? Abbiamo intervistato Paolo Siani, persona straordinaria, che è una di quelle che è stato per anni direttore di una delle più importanti società pediatriche italiane, fa un lavoro straordinario, convinto che è lì che si combatte anche la mafia, cioè lavorando con le famiglie, nella prima visita della madre che aspetta il figlio e vive in un contesto come quello di Caiano, di questi posti tremendi, purtroppo. E poi ci sono le vittime, che sono i ragazzi che nascono in questi contesti, no? Quante storie terribili, no? Da questo punto di vista forse bisognerebbe veramente interrogarsi poi sul modo in cui si raccontano queste storie, perché no, c'è una sempre crescente spettacolarizzazione che ci interroga, no? Se non bisogna capire se è positiva o negativa. Molti di questi ragazzi emulano queste storie che vedono in televisione, diventano modelli positivi anche se sono rappresentati in maniera devastante, ma terribile, però sono persone che riescono. Forse sarebbe meglio raccontare storie di persone positive, di eroi positivi che hanno cercato di fare qualcosa, forse un discorso anche critico su quello andrebbe fatto. Assolutamente, in attesa di Gomorra 3 che ci sarà, questo ecco. Lo annunciamo così. Sì, bisognerebbe parlare di storie positive e non parlare di Ciro l'immortale, no? Che è un po' il poster che si trova poi nelle case della provincia di Napoli, purtroppo. Con questo noi vi salutiamo. Bambini senza, secondo me, da portare nelle scuole e da far leggere ai ragazzi insieme a professori capaci di far crescere dei bambini con... Grazie. Occhi che brillano, pronta a partire, ci siamo. Muscoli, cuore, fatiche, sudore.